Sì, i nostri ballerini sono particolarmente energici. Io di fatto perdo dei pezzi, gli orecchini, posizioni dei colleghi, niente di strano. Proseguiamo adesso con un momento dedicato alla musica, un concerto musicale molto particolare che ci verrà offerto dal gruppo dei Cubi Mongoli. Eccellenti rappresentanti della musica e del folklore della Mongolia, i Cubi Mongoli propongono un vasto repertorio di musica strumentale e tradizionale che accompagnano i campi, in particolare il classico Cubi, il canto armonico Cubi. Anche il nome stesso del gruppo richiama l'atmosfera tradizionale della Mongolia. In lingua mongola, infatti, Cubi significa blu, colore rappresentativo di quella che è conosciuta come terra del cielo blu, in quanto per quasi 300 giorni all'anno i cieli sopra la Mongolia sono azzurri. Le performance si svolgono con il supporto di uno strumento di isolatori tipici, come il morin o il blu, e i musicisti, come potete vedere, indossano il tradizionale abito di broccato con la ristorazione mongola. Nel corso degli ultimi 10 anni, i Mongols sono esibiti in tutta Europa, nei paesi asiatici, dei più importanti appuntamenti dedicati alla musica internazionale, come ad esempio la Fiera Mondiale Expo 2005-2010 in Giappone o la Fiera Mondiale del 2008 a Saragozza. I performers hanno inoltre conseguito i loro studi presso il prestigioso conservatorio di una Batalla. Quindi, oltre ad essere musicisti, performer, sono anche insegnanti, ovviamente qualificati, per proporci la musica tipica del loro paese. Come dicevo, oltre alle sonorità stesse, la particolarità di questa musica è un accompagnamento di loro. Comunque, infatti, è una tecnica vocale molto complessa, unica nel suo genere, tipica appunto della musica mongola. Ed è molto, molto difficile da padroneggiare, voi stessi potrete avere la percezione anche solo ascoltando. Noi abbiamo la fortuna da questo punto di vista di avere dei performers che sono dei grandi maestri appunto in questa tecnica, che quindi sapranno ricreare con estrema efficacia l'atmosfera tipica del loro paese d'origine. Ovviamente